Il tenore Amerigo Marino, presidente di Viva Vitalità Italiana Calabria, ha omaggiato i bronzi di Riace in occasione del 50° anniversario dal loro ritrovamento, con il suo nuovo progetto artistico tenutosi proprio a Riace e che ha incantato i presenti con una selezione di brani che hanno fatto la storia della musica. L'evento è stato patrocinato dall'amministrazione comunale di Riace e dall'assessorato alla cultura e ha coinvolto, oltre al tenore Marino, anche molte altre personalità di spicco del mondo della cultura e dello spettacolo calabresi, come il professore Giuliano Zucco, il teatro delle maschere sognanti di Laura Rutigliano, Valentina Canino, Miss Pluripremiata a livello nazionale e l'imprenditrice Concetta Tassone. Piena soddisfazione dell'assessorato alla cultura rappresentato da Maria Capece, che ha ribadito quanto sia fondamentale conoscere il proprio passato per poter costruire il presente e il futuro.